intanto il nuovo portale Aferm per un maggiore flusso di informazioni e comunicazioni all'utente. Il presidente Toma parla anche del commissariamento della sanità. Maggiori servizi, informazioni e comunicazioni da parte del sistema sanitario regionale. Lo spirito del nuovo portale dell'ASRM che è stato arricchito e garantirà sempre più attività online dedicate ai cittadini, a partire dalla riduzione delle liste di attesa. La presentazione si è avuta in regione con il direttore dell'ASRM Gennaro Sosto, il presidente della giunta regionale Donato Toma e i presidenti degli ordini dei medici. Al portale si affiancheranno anche poster informativi affissi negli studi medici di medicina generale per migliorare l'accesso ai servizi. Due sono già pronti, il primo serve a chiarire l'utilizzo e i compiti della guardia medica, l'altro invece è stato creato per dare una corretta informazione sulla prescrizione e sulla certificazione degli specialisti e dei medici di medicina generale, quando e per cosa rivolgersi al servizio di continuità assistenziale regionale. Il fine è quello di giungere, attraverso la conoscenza dei percorsi e comportamenti virtuosi e corretti da parte di tutti gli attori, cittadini, operatori e istituzioni, e nei prossimi giorni si procederà a un nuovo corso legato alle liste di attesa per arrivare alla dislocazione più idonea dei reparti sul territorio che in questo momento risultano o inattivi o a mezzo servizio. Così il presidente della giunta regionale Donato Toma. In verità è così, però al cittadino è interessante sapere che sanità ha, di che sanità può fruire e saperlo in maniera completa, in maniera veloce attraverso il portale, appunto. Ecco, lei ha parlato anche di liste di attesa, sarà un passo successivo? Sarà un passo successivo, mancava una firma, sono arrivato io, la firma è stata messa, per cui stiamo per rilasciare questo sistema informatico che metterà in collegamento tutte le presidi sanitari sul territorio in maniera tale che potremo allocare tutte le richieste di prestazione nella maniera più ottimale. Così da ridurre drasticamente le liste d'attesa. E quando c'è la risposta da parte del governo in merito alla questione del commissario? Attendiamo che il governo con il prossimo Consiglio dei Ministri, ci auguriamo al prossimo Consiglio dei Ministri, nomini il commissario d'attesa.